Venerdì 10 maggio, il consueto abbraccio, sempre dato con calore, con rispetto, un rispetto grande per te chiunque tu sia, perché il Signore dona a tutti allo stesso modo ed io vorrei anche un po' essere somigliante a Lui, ma mi ritrovo con tutti i miei difetti, ma il Signore mi ama così, con tutti i miei difetti, e mi dice: sii te stesso, non metterti le maschere, non devi piacere al mondo, devi piacere a me, e piacendo a me tu piaci anche agli altri, piaci al mondo. Il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 6, versetti 52-59. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in noi la vita, in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Sempre splendido il Vangelo. Sono parole dense di una speranza tale che muove e ci spinge veramente ad aprirci al Signore, donandogli tutta la fiducia. Davanti all'Eucaristia spesso noi abbiamo un atteggiamento un po' di più che di incredulità, come di smarrimento. Ma che cosa succede durante l'Eucaristia? Ed è questo che dobbiamo capire, ed è difficile spiegarlo. Quel vino e quel pane vengono trasformati in carne e sangue del Cristo. E quando noi riceviamo la comunione, a sua volta veniamo trasformati, il nostro vino e il nostro pane, cioè noi, veniamo trasformati, divinizzati. Forse è meglio fare un esempio per capire. Quanta gente mi dice: Don Renzo, ma dopo la Santa Messa io torno a casa, sono più contenta, sono più gioiosa e svolgo i miei compiti di madre, di moglie, eccetera, di lavoratrice, con più solerzia, con più forza. E io dico: guarda che non è una illusione la tua. Ha agito il Signore, ha agito il Signore, non è una pia così considerazione. Quando noi riceviamo l'Eucaristia, in realtà riceviamo il dono dei doni, veniamo trasformati da Cristo perché abbiamo assunto il suo sangue e la sua carne. Cosa succede inoltre? Che l'uomo si realizza nell'amore, ma il nostro modo di amare è sempre velato da egoismo. Diamo per ricevere, do ut des. L'amore è puro, senza condizioni, è raro. Eppure il Signore nell'Eucaristia ci dona la sua carità, cioè il suo amore disinteressato, grazie alla quale noi possiamo interagire con gli altri
possiamo star bene con gli altri perché utilizziamo l'amore di Dio che noi abbiamo ricevuto. Io spesso uso qualche metafora perché i parrocchiani possano capire. Tu durante la settimana fai la spesa e riempi il carrello di tutto, Coca-Cola, pasta, olio, di tutto, ma ci sono certi prodotti che tu non puoi assolutamente comprare, e sono la pace, la gioia, la salute, e la fede, e la tenerezza, la fiducia, il dominio di sé, tutte le virtù che rendono bella la nostra anima. E questi doni sono doni che il Signore ti offre gratuitamente, per cui non li trovi da nessun altro. Puoi girare tutti i supermercati del mondo che non troverai mai le cose essenziali della vita. Una madre che perde la pazienza subito, un padre che diventa violento, eccetera, non può vivere, non può educare. Ma se noi ci rechiamo dal Signore, il Signore ci offre la pazienza, ci offre la mitezza, ci offre la tenerezza, e grazie a questi doni noi siamo gioiosi e doniamo gioia. È importante di che cosa noi ci nutriamo. Se io mi nutro degli ingredienti del mondo, sesso, successo e soldi, io che cosa posso dare agli altri? I miei disvalori. Ma se io mi nutro dell'amore vero di Dio, questo amore attraverso di me passa agli altri e li rende felici. Certo che il linguaggio sembra astruso, cioè chi non mangia e beve il mio corpo e il mio sangue non può entrare nel regno dei cieli. Ma in realtà che cosa vuol dire? Che il Signore ci dà ogni cosa. Stando con Lui, noi diventiamo simili a Lui. Un proverbio dice, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Noi invece diciamo, se tu frequenti il Signore, se tu hai fede in Lui, diventerai un po' simile a Lui. Simile, non come Lui, perché il Signore è uno. Simile a Lui nell'amore. E allora la vita diventa bella, diventa bellissima, perché possiamo attingere dal Signore il suo amore, del quale l'uomo non può fare a meno, assolutamente a meno. Signore, donaci tanta fede, perché nella fede tu ci riempi di tutto, il carrello di tutte le virtù, di tutti i doni dello Spirito Santo, di tutti i comandamenti, di ogni cosa. Grazie, Signore. Arrivederci.